Allora, da Rimini vogliamo lanciare un segnale molto chiaro, energico, da un punto di vista politico innanzitutto, perché la violenza di genere è un fenomeno da contrastare assolutamente, che va sradicato attraverso varie modalità, innanzitutto grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, di associazioni virtuose che operano sul territorio come Rompi il Silenzio, quindi centri antiviolenza. Tuttavia, tutte queste queste figure offrono un tamponamento a un'emergenza evidente, ma noi dobbiamo fare un lavoro anche di tipo politico, quindi dobbiamo esprimere il nostro contrasto alla violenza attraverso delle politiche chiare su questi temi e attraverso anche un cambiamento di mentalità che può essere attuato solamente attraverso dei progetti di carattere culturale anche nella nostra città. La camminata contro la violenza è uno di questi. Si tratta di sensibilizzare al fenomeno, ma si tratta anche di portare all'attenzione della gente il fatto che la violenza di genere è un fatto profondamente culturale e quindi tutta quella che è la prevaricazione maschile nei confronti delle donne a vari livelli va assolutamente sradicata. Noi abbiamo attivato anche in questo periodo, ad esempio, un corso di autodifesa che è stato messo a punto attraverso una sinergia tra il Comune, le forze dell'ordine, l'associazione sportiva La Pedivella. Tutte queste iniziative sono importanti, ma come dicevo bisogna operare innanzitutto a livello culturale. In questo periodo abbiamo realizzato vari tavoli, abbiamo avuto vari momenti di incontro con le rappresentanti della provincia, con le associazioni e sono sempre stati dei momenti di grande collaborazione e di grande coesione, quindi c'è una forte unità e un forte sostegno reciproco da questo punto di vista, tant'è vero che sabato scenderemo in piazza tutti uniti e dico tutti e non tutte proprio perché auspico che la presenza maschile sia molto forte, perché il tema della violenza di genere riguarda tutti e non solamente le donne. Grazie.